Buongiorno, benvenuti in un nuovo vlog. Io sono appena tornata a casa perché ero a dare l'esame di cui vi parlavo nel vlog precedente. È andato bene, ho preso 27, sono abbastanza contenta, soprattutto perché questo è l'ultimo esame ufficiale della sessione. Perché avrò un'idoneità a febbraio di inglese per il B2, ma diciamo che era questo l'ultimo esame ufficiale. Sono contenta perché così mi posso riposare un pochino e prendere una pausa dallo studio prima di riniziare a studiare per gli esami della prossima sessione. E quindi sì, sono anche andata a fare la spesa, adesso vi mostro quello che ho comprato, se qualcuno di voi interessa. Quindi non ho preso solamente cose fit e sane, perché solitamente dopo l'esame mi concedo sempre qualche cosa di un po' meno sano. Poi, cosa importantissima della giornata, oggi vado a comprare il mio autoregalo di compleanno, di cui avevo già accennato nel video dei regali. Non vedo l'ora, spero vi piaccia e quindi nulla, vi porterò con me più tardi. Al supermercato ho preso carote, questa pizza che mangerò per pranzo, una mozzarella senza lattosio, il tacchino con le sottilette, questa torta panistelle buonissima che amo, Nutella che non può mai mancare, poi yogurt greco al caffè e alla vaniglia, latte senza lattosio, tacchino, pomodorini, questi fiori d'acqua del Mulino Bianco che finisco sempre, questi panini al latte da farcire con la Nutella, patatine e banane. E come avrete visto dalle clip precedenti, ho fatto un acquisto da Gucci, e quindi nulla. Adesso vi faccio vedere cosa contiene questa busta. Con voi. Allora, intanto per quanto riguarda l'acquisto della cinta, spero vi sia piaciuta, ma scommetto che alcune di voi avevano già indovinato l'acquisto, perché diciamo che è un accessorio abbastanza venduto e che si vede abbastanza in giro, però io l'avevo puntata da un sacco di tempo, quindi ho messo da parte un po' di soldini, poi anche i miei genitori hanno contribuito, quindi sono voluta andare a prenderla. Ho anche già messo la foto su Instagram, quindi per chi non mi seguisse, questo è il mio nickname. In realtà c'era anche la variante oro lucida, però alla fine le ho provate entrambe e ho scelto quella che posso portare sia a vita bassa che a vita più alta, magari con i maglioni vestito. Domani ovviamente la utilizzerò e ve la farò vedere. Perché ho intenzione di vloggare anche domani mattina, perché devo andare a fare le unghie. E inoltre
Volevo dirvi di lasciarmi giù nei commenti qualche domanda, curiosità che avete, domande che volete cui risponda, non lo so, qualsiasi cosa, perché il prossimo video che farò, che girerò dopodomani, sarà un Q&A molto particolare. Ho già fatto delle domande su Instagram e mi avete risposto, quindi le ho già salvate quelle, però chi magari non mi segue su Instagram, male perché dovreste farlo, chi non mi segue su Instagram magari se l'è perso, quindi potete anche commentare qua sotto. Quindi iscrivetevi al canale se non volete perdervelo. E tra l'altro volevo anche ringraziarvi perché vi state iscrivendo in tanti, tanti al canale. E mi fa piacere che i video vi stiano piacendo, anzi se avete qualche video da suggerirmi, tipologia di video che vi piace, sempre scrivetemelo nei commenti, magari li farò. Adesso mi metto a editare il vlog e nulla, ci vediamo domani. Buongiorno, finalmente ho potuto dormire un po' di più rispetto alle ultime settimane, anche se comunque mi sono svegliata alle 9:30 perché alle 11 ho l'appuntamento per fare le unghie. Adesso però mi posso fare la mia colazione in tutta tranquillità. Vi faccio vedere cosa mangio. La mia adorata torta a pan di stelle, ho ancora i tovagliolini natalizi, vabbè, lasciamo perdere. Acqua e chiamatemi Anna, sono la terza stagione e questa serie TV sta diventando veramente la mia preferita in assoluto. Quindi con questa buonissima colazione vi do ufficialmente il buongiorno. Ok, sono pronta per uscire. Questo è l'outfit di oggi. Con la mia nuova cintina, questo tè di cotti Boohoo e un semplice maglioncino bianco. Sono appena tornata a casa, come vi ho detto ieri ero a fare le unghie e adesso ve le faccio vedere. Ho cambiato la forma, come potete vedere le ho fatte più a mandorla, diciamo, e anche il colore è appunto più naturale, un bianco abbastanza trasparente, diciamo. Nulla, spero vi piacciono. Tra l'altro da Gucci ieri mi hanno dato anche questo braccialetto in stoffa, molto carino. Pranzetto di oggi con piadina integrale, sottiletta senza lattosio e petto di tacchino arrosto. Bene, io ho finito di pranzare e adesso mi sono messa qua a letto. Ho intenzione di finire di vedere l'episodio che avevo iniziato a colazione e poi editerò questo vlog così posso farlo uscire oggi stesso. E quindi nulla, il vlog finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, un commento se volete e noi ci vediamo con un prossimo video.